Cari amici, buonasera. E ancora una volta nel fine settimana a riassumere l'attività che poniamo in essere in Consiglio Comunale. Intanto la notizia di oggi è che il 30 è convocato il Consiglio Comunale con una serie di punti all'ordine del giorno. A mio modo di vedere, il più rilevante è finalmente la sacrosanta modifica del regolamento della Tari e quindi delle scadenze per chiedere le esenzioni e le riduzioni. Finalmente, in Consiglio Comunale si voterà, questa proroga, credo al 15 aprile, mi auguro al 30 aprile, per poter fare le domande da parte di chi ha diritto alle esenzioni e alle riduzioni. Però, settimana di lavoro in commissione e nelle commissioni è stata caratterizzata da una serie di riflessioni. Allora, prima di tutto, il Presidente Iannucci ha sottoposto alla nostra attenzione un regolamento relativo ai bus turistici, cioè sostanzialmente si prevede, l'amministrazione vorrebbe prevedere che i bus turistici che vengono a Caserta paghino una tassa d'ingresso di 40 euro. La mia posizione che ho espresso a Iannucci è la seguente: si può anche ragionare di questa tassa, anche perché questa tassa poi verrebbe destinata a investimenti nel turismo. Però siamo sicuri che in questo momento la tassa è utile? Siamo sicuri che questa tassa in questo momento non creerebbe danni ai turisti che potrebbero non essere incentivati a venire a Caserta? Per cui in commissione, almeno la mia posizione mi pare abbastanza condivisa, abbiamo ritenuto di confrontarci prima di tutto con la Confcommercio, la Confesercenti, la Confartigianato, la Federalberghi, tutte le associazioni che rappresentano appunto il mondo del turismo e anche il mondo del commercio. Poi, ecco, vado chiaramente a flash. Ieri la Commissione ha fatto un sopralluogo, la Commissione non quella speciale, ma quella ordinaria nella quale sono, la Commissione Bilancio, ha fatto un sopralluogo al cimitero, il cimitero di Caserta, che innegabilmente è in condizioni indecenti. L'assessore Marcia ai lavori pubblici ha accompagnato la Commissione, i membri della Commissione, e ha promesso una serie di interventi. In particolare è previsto un progetto financing, quindi sono previsti dei lavori di ristrutturazione per oltre 600.000 euro con il contributo dei privati. È prevista una sistemazione dei cappelloni, dei famosi cappelloni. Vediamo che succede. Prendiamo per buono gli impegni dell'amministrazione, chiaramente noi vigileremo in maniera assoluta. In queste ore, però, francamente mi sono dedicato a approfondire alcune delibere e ho posto la questione in commissione, in tutte e due le commissioni nelle quali sto, compresa quella di controllo degli atti di giunta. Mi sono dedicato, stavo dicendo, all'approfondire il tema dell'impiantistica sui rifiuti che l'amministrazione vuole porre in essere. L'amministrazione ha previsto la realizzazione di alcuni impianti, sempre nel contesto più generale per favorire la raccolta differenziata, di un paio di impianti nella zona del macello comunale e un impianto con un finanziamento di 20 milioni di euro, e su questo ci andiamo a concentrare, nell'ex sito di trasferenza, in pratica alla fine della zona Louttaro, alla fine dell'area Sengombene. Allora faccio una premessa. Io sono sicuramente favorevole alla realizzazione di impianti che si occupino, che diciamo che chiudano il ciclo famoso della raccolta differenziata. Però
Tra l'altro, il PNR prevede un sacco di risorse per questo e l'amministrazione comunale di Caserta ha un assessore, la dottoressa, l'ingegnere Moncherino, che si occupa proprio di transizione ecologica. Però transizione ecologica, a mio modo di vedere, non vuol dire fare gli impianti per forza, realizzarli per forza. Gli impianti vanno realizzati nelle zone idonee. Quindi sono favorevole alla raccolta differenziata, ovviamente, sono favorevole a chiudere il ciclo della raccolta differenziata, sono favorevole alla realizzazione degli impianti, però ci sono delle perplessità. Non tanto nella zona dell'ex macello, devo dire la verità, perché la zona dell'ex macello, quella in adiacenza al Golden Tulip, la zona dell'ex macello innegabilmente va rimessa a posto, va riqualificata e quindi probabilmente la realizzazione di impianti per la lavorazione del vetro, della carta e quant'altro, il cartone, non è di particolare impatto. Ma non condivido l'idea dell'amministrazione di realizzare un impianto in particolare nella zona del sito di trasferenza, perché innegabilmente, e proprio per questo motivo, oggi ho presentato una interrogazione che è questa qui, dove in effetti chiedo lumi all'amministrazione perché il sito di trasferenza sono aree da bonificare, non si possono realizzare impianti per quanto utili in aree da bonificare e questa è una posizione che non può non essere accolta. Il progetto, lo dicevo prima, prevede la realizzazione di un impianto, non sono tecnico, quindi per il trattamento e riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata. E è un progetto integrato di impianti automatizzati a basso, di impianto automatizzato a basso contenuto di lavoro manuale per la selezione e la valorizzazione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio. Quindi, mentre nella zona del macello comunale si realizzeranno impianti per quanto riguarda il trattamento della carta, cartone, vetro, in zona ex discarica AXA C3 e nel sito di trasferenza si realizzerà un grosso impianto per il trattamento degli imballaggi. Però, ripeto, quella zona non è idonea. Se poi l'amministrazione, prima di realizzare l'impianto, bonifica quella zona, allora non ci sono problemi e siamo d'accordo. Però in questa delibera, nella quale si parla della realizzazione di questo impianto, ripeto, nella ex discarica CE3 e nel sito di AXA CE3 nel sito di trasferenza, in questa delibera, che è la 23 del 10 febbraio 2022, non si parla delle bonifiche. Per cui ho posto la questione, so che c'è anche una interrogazione parlamentare della senatrice Morronese, tanto la senatrice Morronese era dello stesso partito dell'assessore Moncherino, Movimento 5 Stelle. Quindi chiediamo all'amministrazione che si faccia chiarezza, perché non è possibile realizzare impianti in aree da bonificare e sapete bene quanto abbiamo combattuto anche in passato per bonificare quelle aree. Fu una discarica che in qualche modo si rese necessaria perché la città era piena di rifiuti, però quella discarica va bonificata. Quindi in sintesi questo è un po' il lavoro fatto in commissione. Poi una riflessione però sul magico. Io ho agli atti del Consiglio Comunale un intervento perché proporrò quando se ne discuterà di creare una commissione con l'Istituto Sostentamento Clero per parlare di magico, per far sì che il magico sia il vero polmone verde della città di Caserta come vuole il Consiglio Comunale.
Perché vi voglio parlare di questo tema in chiusura del mio intervento? Perché ieri, 23 marzo 2022, proprio su Gold Web TV, ho sentito un'intervista della dottoressa Vairo e di Don Antonello in occasione della presentazione dell'ottimo libro di Don Antonello. Ebbene, Don Antonello, in modo secondo me chiaro, ha detto che l'Istituto Sostentamento Clero nel Macrico vuole realizzare un campus universitario, e quindi ha parlato con l'università della realizzazione, un orto botanico, il conservatorio e la facoltà di agraria. Ora va tutto bene perché voglio dire alla fine molte di queste cose sono realizzazioni utili, però voglio dire parliamone, non è possibile che il Consiglio Comunale non sappia che l'Istituto Sostentamento Clero vuole realizzare tutte queste belle cose. Ecco, che caratteristiche avranno queste realizzazioni? Perché il Consiglio Comunale ha sempre parlato di parco urbano, di parco verde, adesso l'Istituto Sostentamento Clero parla di campus, poi il conservatorio, la facoltà di agraria, ma d'accordo, ma per realizzare un conservatorio sappiamo che ci vogliono, vanno fatti dei percorsi amministrativi, non è che il conservatorio crei così, faccio un esempio. Lo stesso discorso il campus universitario ha degli impatti urbanistici che possono essere importanti e l'Istituto Sostentamento Clero sa che quell'area Macrico è tutta super vincolata, sa che ci sono una serie di vincoli della sovrintendenza. Allora, ancora una volta, io mi appello a Don Antonello, al nostro vescovo, di questi temi, sinceramente, parliamone tutti quanti assieme, parliamone con la città, perché non vorrei che ognuno poi se la suona e se la canta, ma non si addivenga a una soluzione. Poi mi chiedo, tutti quei movimenti che raccolgono le firme, F2, F non so che, per le aree verdi, ma sono d'accordo con queste realizzazioni, insomma. Sul Macrico io credo che bisogna fare chiarezza, insomma, francamente ci sono 100 posizioni e questo non è bello, perché se poi tutti quanti vogliamo realizzare il verde pubblico nel Macrico, partiamo da questo concetto di fondo, poi va benissimo l'orto botanico, però capiamo che cos'è il campus universitario, capiamo perché si vuole realizzare la facoltà di agraria, non so, e non la facoltà di matematica, faccio per dire, chiaramente banalizzo, so bene perché si deve realizzare la facoltà di agraria, sono anche d'accordo, però dico, la proprietà del Macrico, per quanto proprietà autorevole, perché è dell'Istituto Sostentamento Clerio, ma comunque è una proprietà privata che quindi si deve rapportare con il Comune di Caserta, che deve dare una mano a realizzare un progetto, ecco, questo è il tema. Discutiamo di Macrico affinché si faccia un progetto, ma si realizzi anche. Devo dire la verità, non riesco a capire perché la proprietà del Macrico non voglia coinvolgere la città, non voglia coinvolgere gli amministratori comunali, e questa cosa mi intristisce oltre che mi incuriosisce perché io credo che se noi vogliamo dare o meglio una svolta alla città e soprattutto vogliamo fare quello che ha detto sempre il Vescovo, cioè un parco che si apra alla gioia dei cittadini casertani e che sia un po' anche l'emblema della pace e quant'altro. Don Antonello nell'intervista ha citato Papa Francesco in queste ore. Ebbene, se noi dobbiamo fare tutto questo e vogliamo fare tutto questo, fermo restando che quella è un'area privata, perché è un'area dell'Istituto Sostentamento Clero, però dialoghiamo tutti perché ognuno può dare il contributo necessario affinché quello sia veramente il parco dei parchi, come l'abbiamo definito tante volte. Grazie.